Ok, buongiorno a tutti, direi che possiamo partire. Allora, prima di iniziare con la lezione solo una cosa, perché io avevo fissato gli appelli per la prossima sessione. Uno l'avevo messo il 29 luglio e uno di voi era venuto a dirmi che forse era meglio anticiparlo di una settimana, tipo, perché il 29 luglio è così. Magari fate così, ne parlate tra di voi, se siete tutti d'accordo, perché a me piacerebbe chiudere la cosa, mettere gli appelli su S3 e finalizzare gli appelli così. Magari parlatene tra di voi, se siete tutti d'accordo lo possiamo spostare una settimana prima e così, ok? Quindi magari domani me lo dite, cosa, così che dopo li metto su S3 e finisce lì. Quello che facciamo oggi è vedere, innanzitutto, quello che vorrei fare oggi sono tre cose fondamentalmente. Innanzitutto discutere di quella keyword static che abbiamo usato qualche volta, tipo ad esempio nel main, public static void main, oppure quando abbiamo fatto all'inizio del corso, che facevamo il ripasso di fondamenti di informatica, delle funzioni con static. Quindi parlare di questa keyword qui, poi farvi vedere alcune proprietà molto importanti che useremo spesso sulle stringhe e poi in particolare sugli interi, sui tipi primitivi. Poi fatte queste due cose qua, quello che vorrei cominciare a fare, che sarà un po' l'argomento centrale sia di oggi che di domani, sono le strutture dati, ok? Oltre agli array che abbiamo visto, oltre agli oggetti che in un certo senso sono come le type def struct, vedremo altre strutture dati, in particolare sono le liste e l'array list principalmente in Java e le mappe tipo le hash map in Java. Allora, partiamo da static, ok? Allora, e ripassiamo anche un minimo quello che abbiamo detto l'altra volta sugli oggetti. Noi abbiamo visto che un programma Java lo creiamo, quando ragioniamo in termini di programmazione ad oggetti, okay, lo creiamo come un insieme di oggetti, okay, che sono delle strutture dati in un certo senso, okay, che hanno un nome, ad esempio persona, hanno uno stato, possiamo dire una serie di variabili che sono lo stato di questa persona, e un insieme di metodi, okay, che permettono di far fare qualcosa alla persona, tipo ad esempio calcolare la somma dei voti, chiedere alla persona di stampare il suo nome e cose di questo genere. E abbiamo visto che a partire da questa, che era una classe, abbiamo generato tanti oggetti, okay, tipo ad esempio abbiamo fatto, che non so, gli oggetti nell'ultimissimo esercizio c'era il triangolo e il cerchio, ok? In quello prima, adesso non mi ricordo più, c'era era comunque quando dovevamo modellare un problema, realizzavamo gli oggetti che servivano per rappresentare il problema e in un certo senso collegavamo gli oggetti, al discorso del termostato, termometro, cose del genere, collegavamo gli oggetti e facevamo sì che un oggetto potesse chiamare dei metodi l'uno con l'altro. E la sintassi è, abbiamo detto su questo qua, abbiamo creato una variabile che è di tipo ad esempio persona, quando voglio accedere a qualcosa della persona, far fare qualcosa alla persona, uso P, che è il nome dell'oggetto, punto, poi tipicamente nome del metodo, in alcuni casi anche nome di una variabile se questa non era private. Però abbiamo anche un attimo discusso delle problematiche di fare una variabile pubblica, in quanto dopo chiunque può accedere a quella variabile, magari scardinando l'impianto che il programmatore si era fatto per come doveva funzionare quella variabile. Però la cosa importante per quello che voglio dire adesso è questo qui: dato, creo un programma con una serie di oggetti e poi accedo ai metodi e alle variabili come p. qualcosa, ok?
nome del metodo. Supponiamo di voler fare adesso un programma, facciamolo un attimo, fatto in questo modo. Vogliamo in un certo senso contare quante persone vengono create nel sistema. Okay? Ho fatto la classe persona, okay? E voglio contare quante persone vengono create nel sistema. Okay? Proviamo a farlo, giusto così, e poi dopo... e vediamo quali sono i problemi nel cercare di fare questa cosa. Quindi faccio un nuovo progetto. Faccio una classe persona. E una classe main per far andare le cose. Ok? Per adesso facciamo una cosa molto semplice, diciamo che persona ha una string, è rappresentata da una stringa con nome, private string name, al suo costruttore, che riceve in ingresso il nome della persona che voglio creare. Classe persona, io ho detto che c'è una variabile private string name, ok, ho messo un costruttore che ben detto che è quel metodo particolare che non ha un tipo di ritorno, non ha void o qualcos'altro, e si chiama esattamente come il nome della classe, può ricevere dei parametri e tipicamente un'operazione che fa è quella di incamerare all'interno di variabili dell'oggetto variabili che gli vengono passate dall'esterno, ok? Quindi in questo caso io creerò una persona con new persona aperta tonda Marco e la stringa Marco viene incamerata dentro l'oggetto che sto costruendo, e poi ho messo un metodo semplicemente di print per stampare il nome. In questo caso posso poi fare il main, sappiamo, col suo public static void main. Dove posso creare la persona, ad esempio, più 1 uguale new persona Marco e persona P2 uguale new persona Matteo. Ok, quindi come dicevamo prima, e poi ad esempio posso fare, che ne so, P1.stampa e P2.stampa. P1.print, scusate. Quindi come dicevamo, in questo caso cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato il nostro problema creando la classe persona, creando due oggetti P1 e P2 di questa classe, e il programma consiste, okay, nella creazione e poi nel chiamare dei metodi tipo P1.print e così. Okay. Bene, allora, vogliamo contare quante persone vengono create nel sistema, d'accordo? Allora, e adesso supponiamo di volerlo fare mettendo una variabile qua dentro. Okay? Ora, capite bene che se io faccio private int conta, ok, non è un, se
secondo voi una variabile del genere potrebbe servire per contare il numero di persone che vengono create nel nostro programma? No, perché? Perché serve un array. Ok, adesso dopo vedremo il concetto di array, potrebbe andare bene col discorso dell'array, però fondamentalmente un private int conta non può servire perché ogni persona ha la sua variabile conta, ok? Quindi ogni volta che crea una persona, quella persona lì al suo interno, come ha un nome, ha anche una variabile conta messa a zero, non è una cosa che in un certo senso è condivisa tra tutti gli oggetti di quella classe, che allora sarebbe magari quello che vorremmo di più. Così è una variabile privata di ogni singola persona. È possibile fare una variabile invece condivisa tra tutti gli oggetti di una determinata classe mettendo la parola chiave static, ok? Quindi quando io qui metto public static int conta, a questo punto conta non è più una variabile associata a ogni oggetto che creo della classe persona. C'è una sola variabile conta per tutti gli oggetti di quella classe. Quindi in un certo senso si dice che le variabili static non sono associate agli oggetti, ma sono associate direttamente alle classi, ok? Proprio perché non è più che c'è una variabile per ogni oggetto, ce n'è una per tutti e quindi è una variabile più della classe. Quindi in questo caso potrei fare semplicemente public static int conta, ogni volta che creo una persona faccio conta più più, ok, e poi posso mettere un metodo public int getNum che ritorna conta, ok. Punto, io posso chiedere alla persona più uno, posso fare system.out più uno get private get num, e giustamente vedete qua la risposta che mi dice 2, perché visto che la variabile conta è condivisa per tutti gli oggetti di questa stessa classe, ovviamente quando faccio i due costruttori faccio conta più due volte e la variabile diventa 2. Ok? È possibile creare delle variabili condivise tra tutti gli oggetti di una classe e se le metto statiche, in quel caso si dice che è una variabile di classe, cioè non è più di un oggetto ma è della classe nel suo complesso, e ora vedete anche questo metodo getNum, okay, uno potrebbe, volendo fare una finezza, okay, una cosa un po' particolare, dice ma come? Allora, proprio concettualmente, public int getNum è un metodo di un oggetto, ok? Cioè quindi ogni più uno al suo metodo getNum, più due al suo metodo getNum, e se facesse altri oggetti, tutti questi avrebbero i loro metodi getNum. Però in verità getNum non è propriamente una cosa che c'entra con quell'oggetto lì, ok? Di nuovo, cioè, mentre getNome, print o getNome, quello che è, c'entra veramente con quell'oggetto lì, perché è il suo di nome, ok? Num conta, scusate, appunto, non è una variabile che c'entra con quell'oggetto lì, c'entra con tutta la classe nel suo complesso, okay? Quindi, per lo stesso motivo che dicevamo prima, è possibile mettere anche un metodo statico, ok? Oltre alle variabili, ci possono essere anche dei metodi statici, che sono appunto metodi associati a tutta la classe, ok? Infatti giustamente potremmo dire che
getNum è una cosa che c'entra con tutta la classe della persona, quindi dice quante persone di quella classe, quanti oggetti di quella classe sono stati creati. Ok? Quindi static integer è la parola che serve per associare un metodo o un oggetto o una variabile alla classe e non all'oggetto stesso. Ora, vediamo solo alcune piccole conseguenze di questo. In generale, un oggetto può accedere alle variabili e i metodi della sua classe, ok? Quindi l'oggetto P1, che è un oggetto della classe persona, può accedere alle variabili e i metodi della classe a cui appartiene. Quindi ad esempio posso fare P1.getNum, che adesso getNum l'abbiamo messo come static, quindi è un metodo della classe, ok? Però P1.getNum può accedere. Oppure, più correttamente, diciamo, potrei scrivere direttamente persona getNum, cioè posso accedere alle variabili e i metodi di una classe con, non come nome oggetto punto nome del metodo, ma come nome della classe punto nome del metodo o nome della variabile, ok? Perché giustamente, perché è abbastanza naturale, appunto P1 getNum è un po' una stranezza, in verità è la classe stessa che tra virgolette conta quante variabili sono state create di quella classe. Cosa qui che è una ovviamente sottigliezza, d'accordo? Cioè, ovviamente avremmo potuto fare le cose, forse come suggeriva il vostro collega prima, diversamente, ok? Se volevo contare il numero di persone prodotte, ad esempio le potevo inserire in un array e poi dopo fare l'array.length, ok? Oppure avrei potuto fare un'altra classe che chiamavo contatore e ogni volta che una persona veniva creata, la persona doveva essere creata passandogli nel suo costruttore il contatore globale e ogni volta che creavo contavo un in più, okay? Quindi le variabili statiche sono comode per alcuni aspetti quando vogliamo, se vogliamo ad esempio condividere una variabile tra più oggetti della stessa classe può essere comodo usare una variabile statica, però ve l'ho voluto introdurre come concetto perché chiarisce un po' di cose che per adesso abbiamo visto e vi ho detto fidatevi, poi dopo vedremo pian piano. Quindi analizziamo allora adesso finalmente la prima riga, public static void main string args, ok? Che siamo partiti fin dall'inizio dicendo questo, adesso vedremo i vari pezzi. Allora, innanzitutto partiamo appunto da static, ok? Static vuol dire che il main, ok, quella funzione main, è una funzione che appartiene alla classe main con la lettera maiuscola, ok? E soprattutto la cosa importante è questa: per lanciare la funzione main, io non ho bisogno di creare un oggetto della classe main con la lettera maiuscola, ok? Questo perché abbiamo visto che nel mondo dei programmi e di oggetti, okay, tutto il programma è fatto da questi oggetti che si chiamano i match, che interagiscono l'uno con l'altro, okay? Però ci vuole un punto d'inizio, okay? Cioè, ma chi è che crea in prima battuta gli oggetti, d'accordo? Chi è che all'inizio fa la cosa? Cioè, ci deve essere un qualcosa all'esterno, ok,
che crea, tra virgolette, il primo oggetto. Ok, da lì in poi, all'interno del codice di quel primo oggetto, ci potranno essere le new per creare altri oggetti e popolare tutto il mondo di oggetti a seconda di come il nostro programma deve funzionare. Ma ci deve essere un qualcosa che dal di fuori, tra virgolette, del mondo degli oggetti, comincia a creare oggetti che popolano il mondo. E questo qualcosa, proprio dall'esterno, è proprio un metodo statico, ok? Un metodo statico è proprio una cosa che si può eseguire senza aver creato un oggetto, ok? Se non fosse statico il main, avrei bisogno di fare una cosa del tipo main uguale new main, aperta, tonda, chiusa, tonda, cioè creare un oggetto della classe main, e poi dopo su quell'oggetto lì dire, bene, tu, M, esegui il metodo main, ok? Però io ricado di nuovo nell'uovo della gallina, praticamente. Cioè, ma chi ha creato a sua volta? Dov'era quel codice che si faceva il costruttore, la new del main? Okay? Quindi, il bello di avere metodi statici come il main è che possono essere chiamati dall'esterno. Okay? Quindi, in particolare qua, Eclipse o il sistema operativo, okay? Quindi fuori dal nostro mondo del programma, chiama staticamente l'esecuzione di questo metodo qui, direttamente a partire dalla classe e non da un oggetto specifico di per classe. E questo qua è un po' il Big Bang del nostro mondo, e da qui cominciamo tutti a creare tutti i vari oggetti che poi lo popolano e parte. Okay? Quindi, statiche per questo. Public è abbastanza una conseguenza di questo. Se fosse stato private void main, ok? È un po', scusate, private static void main, è un po' una stranezza, cioè non potrebbe servire per i nostri scopi, perché noi abbiamo detto che una cosa private può essere acceduta solo all'interno della classe stessa, ok? Quindi in un certo senso avrei dovuto creare in qualche modo la classe main e poi dall'interno di quello